Ora sono le 5 e tre quarti di mattina, siamo pronti per la grande impresa. Vai. Ok, sabbia mobile adesso. Attimo adesso comunque. Sì. Ora in acqua, ci siamo andati. Ci siamo qua, quasi, io non ho ancora. Ok. Il Test top speed, oh va a 4 qui Qua va a 4, c'è un leggero vento alle spalle, proprio impercettibile. Comincia a vedersi qualcosa anche. Ma abbiamo fatto solo 2 km. Neanche forse. Sta arrivando qualcuno in fondo con una pila. Ora è a fari spenti però. Secondo me veniva dalla riva. Sì, era a terra quello là, mi sa. Dai, è una riva che pesca. Sì, è uno che pesca. Fagli un SOS. Non si vede ancora niente, mi sa. Comunque c'è già un po' di luce. Ma oh, guardate che bello. Ok, finalmente vi vedo adesso nello schermino. Ci siamo ancora. Ok, perfetto. Vince se ne sta. Forse l'ho filmato questo. Colazione dei campioni alle ore. Che ore sono? 3 di notte, 3 di notte. Che ore sono adesso? Potente la fotografia. Non riesco a vedere l'orario, guardate che ore sono. Sono alle 7 e un quarto. Abbiamo fatto 1 km. Lancia e vince. In 1 ora e 1 quarto. Sta sbucando il sole, ragazzi. Yo, man. Albeggiato, ragazzi. Ma birra o tè per questo? Albeggiato Albe, però, vero? Sì, Albe. Salutiamo Albe. Ciao, Albe. Guardate che bello. Rigenerante. C'è occhio, eh? Sole diretto negli occhi. Una lama praticamente. Si prosegue. Non vedo niente, ok. Ci siamo. Perfetto. Perfetto. Riunione preghiera. Il sole che è veramente devastante negli occhi, non vedo niente. Ok, siamo arrivati a Crespino, dal suo pontilino. Come ti scolo l'acqua? Lo scolo Veneto. Lo scolo Veneto. Che cazzo di ragno c'è qua sotto? Lo filmo? Sì. Oh, vento a favore, ragazzi, guardate qua, ci sono le onde anche. Io sento il tuo che si sta alzando. Stoppi. Ci vorrebbe la pagaia con i pezzi di pannelli. Notare vento e onde adesso. Vince che cerca di far andare la vela ma non ci riesce. Un po' di meritato relax. Sì. Buona cric croc. No no, ma infatti, cioè, non fai fatica. Oh, no, si sta bene. Sì. Quasi finite però, eh. Ok, vento in poppa, onde del motoscafo e si va. Deve essere tipo lì in mezzo. Super relax così, ragazzi. Siamo quasi arrivati a Berra, anzi lì c'è Berra, quindi di là c'è Villanova Marchesana. Stiamo tenendo un buon passo. Abbiamo il vento sempre dietro. Il sole che va e viene, la corrente che è quasi inesistente, però a 2 km orari barra 3. Quelle sono le ciminiere della fornace di Villanova Marchesana. Frontale con la barca tra 3, 2, 1. Potevamo chiedere un passaggio però.
ti riporta indietro. Malissimo. Sì, come nel video. Ti va di fare? Sei, sei la rogna davanti alla punta. Dovremmo essere arrivati a Serravalle. Parla quella roba lì, vero? Nutella biscuits con l'acqua di Po. Biscuit. Sì. No, è waterproof. Il mondo di Tisquit. Ok, attracco fluviale di Serravalle. Adesso mi sa che andremo giù per il Po di Goro, però. Abbiamo cambiato idea. Ok, siamo nel Po di Goro. Cambio di programma. Sembra che ci sia corrente anche qua, quindi ottimo. Adesso vediamo come andrà a finire. Questo pezzo è inesplorato nella mia vita, non ci sono mai stato. Tantomeno in kayak. Ciao. Ciao. Ok. Ora si prende il sole finalmente. C'è un bel caldo, eh. Da notare il tarzanello lì attaccato. Se adesso spunta. Bellissimo questo scorcio. Ok, pausa pranzo con rucola. Davvero squisita, davvero squisita. Pista alle melanzane e via. Ok, pancia pienissima, si riparte. Passito. Finisce malissimo questa cosa, vai. Grande, vince. Benissimo. Foto profilo questo. Dai però. Dopo il sonnino si riparte. In realtà ancora sonno io, però. Meglio non perdere troppo tempo. Qui si batte un po' la fiacca, eh. Pausa. Cosa disse Garibaldi? Cosa disse Garibaldi arrivato in Sicilia? Noi un'idea ce l'abbiamo. Più di una. Scrivetela nei commenti. Qua. Ok, perfetto. 100% del cervello. Oh, andiamo, eh. Passo notevolmente diminuito qui. Manca il fisico, ragazzi. Riuscirà a usare la vela. Fino a Mesola, peraltro. Vai. Sì, sì, sono fiduciosissimo. Senti, senti qua se tira adesso, vai, vai in mezzo un po', così c'è dell'agio. No, no, è laterale adesso. Sono svegliati, ora si prosegue
Il sole sta tramontando. Dov'è Mago? Mago non si è svegliato. Ci sono i condor e gli avvoltoi. Ci siamo dimenticati di svegliare Mago. Gli avvoltoi sopra di noi che ci stanno aspettando per uccidere, per mangiarci. Ragazzi, ci sono quegli uccelli lì che ci stanno volando sulla testa da un sacco di tempo. È veramente pieno. Mai visti, tra l'altro, sembrano degli aironi con le gambe corte. Sono chiaramente degli uccelli del malaugurio. Chissà cosa sono quelle bestie infami, lo deve scrivere sotto i commenti. Guardate qua che bello, il cimitero dei pioppi. Ok, là in fondo c'è il castello di Mesola, che sarà il nostro punto di arrivo, anche perché ne abbiamo perso uno praticamente. Comincia già a fare buio, perciò ci arrendiamo purtroppo. Anche oggi abbiamo fallito la missione. Là c'è la luna. Magos l'abbiamo perso. Ora saliamo da quell'approdo là e completiamo qui. Quella è la stata Romea. Completiamo il nostro viaggio. Ok, sono le ore 7 in punto, mi sa. Dopo 13 ore di viaggio. 7:11. 13 ore e 11 minuti di viaggio, siamo arrivati a Mesola. Ok. E non siamo riusciti ad arrivare al mare. No, niente mare neanche stavolta, purtroppo. Non perché non siamo stanchi, ma per il tempo. Esatto. Ah, ok. E solo per il tempo. No, solo perché il transito è un'autonomia fino a Mesola. Sì, e quindi non ci posso. Non abbiamo fatto la foto lì davanti. Beh, lo facciamo a piedi. Vabbè, Vabbè, comunque. Fatto. Fate un saluto, chiudiamo col video, saranno 3 ore di video. Alla tipo. Prossima. Alla prossima. Un saluto, alla prossima. Che mi sa che mangia. Ok. Basta, ci fermiamo qua veramente stavolta. Fermissimo, no. Ci abbiamo fatta più o meno. Quasi.